E siamo di nuovo in diretta, questa è l'ultima diretta della giornata di oggi. Io sono un po' stanchina a questo punto, non so voi, però arriviamo, concludiamo la giornata con un tema che interessa trasversalmente tutto il settore e tutti i settori, direi, veramente, perché tutta l'Italia e tutto il mondo in realtà è stata sottoposta allo stress test del Covid, che ha ovviamente messo in crisi moltissime realtà, e le politiche sono state sostanzialmente con politiche di ristori, quindi non politiche del lungo periodo, non visioni e neanche strumenti di crescita, ma diciamo tamponi. Invece c'è qualcosa che invece è stato messo in campo, che è la formazione finanziata al Fondo Nuove Competenze. Ora, io chiedo a Giuseppe Ligotti di farsi vedere. Giuseppe Ligotti è consulente di direzione del personale. Ciao Giuseppe, ti vediamo. È Ciao presidente Ilaria. territoriale. Ciao Giuseppe. Giuseppe è consulente di direzione del personale, presidente territoriale di Federlavoro Barese e collabora con noi. È un amico personale, è un piacere vederti. Ci parlerà di questo tema che è veramente un pensiero di futuro in un momento in cui è difficile immaginare un futuro. Come sempre, strutturiamo il tuo intervento in 40 minuti di intervento, diciamo lezione frontale, e poi 15 minuti finali di domande. Guarda, a noi ne sono già arrivate, per cui però continuiamo, cioè, prima ancora che arrivi hai già la clac, non si fa così. Allora, però continuate a mandare domande perché potreste trarre ispirazione naturalmente dall'intervento. Scriveteci su domande@sexsolutionforum.it o comunque spingendo il pulsante sulla destra. 40 minuti a te e ci rivediamo. Grazie, grazie Ilaria, ben trovati a tutti, mi fa sempre piacere collaborare e partecipare alle iniziative di Sex Solution. Oggi affrontiamo un tema molto importante che è quello della formazione. Non a caso, come potete vedere, io ho intitolato l'argomento di oggi La nuova sfida, investire in formazioni e competenze. Questo perché nel nostro paese forse troppo spesso gli imprenditori e i lavoratori pensano poco alla formazione individuale, alla formazione collettiva e poco c'è a livello normativo per incentivare le aziende e le persone a fare formazione continua. Partirei con una breve analisi di quali modi conosciamo per fare formazione. Conosciamo la formazione a carico dell'azienda, la formazione a carico del lavoratore, quindi quella formazione che ogni singolo decide di fare a proprio carico, in maniera individuale, in maniera personale, che sia formazione tecnica per le proprie mansioni, per la propria attività, o che sia una formazione culturale e personale, dove la persona in maniera individuale decide di investire su se stessa. Poi conosciamo una formazione che viene erogata attraverso i fondi interprofessionali. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare perché il proprio consulente gliene ha prospettata l'opportunità di fare la cosiddetta formazione finanziata, quindi quella formazione che viene finanziata attraverso il versamento dello 0,30%, che è un contributo obbligatorio all'interno dei contributi che le aziende versano all'INPS tramite il versamento del modello F24 con il codice DM10. Ecco, una parte di quei soldi che vengono versati, se l'azienda ha aderito a un fondo interprofessionale, vengono demandati alla formazione.
Ecco, nel caso non fosse a conoscenza, colgo l'occasione per dire a tutti gli imprenditori che ci stanno seguendo di porre questa domanda ai propri consulenti e chiedere: io sono iscritto a un fondo interprofessionale? Se sì, quale? Per sapere anche come eventualmente fare per poter utilizzare queste risorse che voi mensilmente andate ad accantonare in un cassettino. E, diciamo così, del fondo e dal quale potreste attingere per fare formazione. E poi abbiamo un concetto nuovo, un concetto che viene sviluppato, è quello del fondo Nuove Competenze. È un istituto che non esisteva fino all'anno 2020, che è stato creato e, come dice il nome stesso, è stato creato per conferire nuove competenze ai lavoratori dipendenti. Credo che questa sia una misura veramente importante, una delle poche misure strutturali, come diceva prima Ilaria, che il governo nell'anno 2020, oltre alle misure, chiamiamole così, tampone, in una situazione di emergenza ha varato per cercare di andare incontro alle necessità delle aziende. All'interno della presentazione di oggi faremo una presentazione di carattere generale dal punto di vista normativo e quindi vediamo un attimino quelli che sono i riferimenti normativi e poi una presentazione abbastanza pratica per capire effettivamente cosa va a finanziare il fondo Nuove Competenze, come si finanzia, quanto costa l'azienda e quali opportunità offre a imprese e lavoratori, oltre a vedere poi in fase di conclusione quelli che saranno i propositi del mondo della politica e quindi del governo attualmente in carica per rifinanziare il fondo Nuove Competenze ed eventualmente per ampliarlo. Partirei con cercare di capire che cos'è il Fondo Nuove Competenze. Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato da un fondo sociale europeo nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Quindi già questa definizione ci colloca in maniera temporale la nascita del Fondo Nuove Competenze, quindi lo andiamo a collocare nell'epidemia, ahimè, che si è sviluppata nel corso dell'anno 2020. Quali sono i riferimenti normativi? Il primo riferimento normativo è quello del maggio 2020, quindi proprio all'inizio pandemia, quando c'era un gran fermento, una grande confusione, grande incertezza ancora su quelle che poi sarebbero diventate, ahimè, certezze nei mesi successivi. Quindi col decreto rilancio il governo, nella persona dell'allora ministro del lavoro, dottoressa Catalfo, prevedeva l'istituzione di questo fondo Nuove Competenze. Successivamente, questo fondo, questo istituto, veniva modificato dall'articolo 4 del decreto 14 del 2020, chiamato del 14 agosto 2020, il numero 104, chiamato famoso decreto di agosto, quello che doveva uscire a giugno, che per tanti mesi i nostri imprenditori hanno aspettato perché c'erano nuovi ristori, questo decreto non usciva mai. Il famoso decreto di agosto ha portato con sé importanti modifiche per quello che riguardava il fondo Nuove Competenze. A queste modifiche del decreto di agosto sono seguite altri due importanti interventi a livello interministeriale, quello del 9 ottobre del 2020 e quello del 22 gennaio 2021. Perché dico quello del 9 ottobre 2020? Perché nel 9 ottobre 2020 sono intervenuti importanti chiarimenti dal punto di vista operativo della messa in opera dell'istituto del Fondo Nuove Competenze, e quello del 22 gennaio
ha rappresentato un importante intervento per quello che riguarda la proroga degli interventi a favore del Fondo Nuove Competenze, quindi ha allargato, allungato i tempi per le nostre aziende di godere di questo istituto. Cerchiamo di adesso inquadrare, mettere a fuoco. Cos'è il Fondo Nuove Competenze? Quindi cosa mi permette di fare? Mi permette di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell'orario alla formazione. Ecco, qui ci sono intanto due concetti sui quali mi vorrei focalizzare. Questa è la definizione che, come vedete, è riportata dall'ANPAL, dal sito governativo dell'ANPAL, che cosa mette subito in risalto? Mette adeguare le competenze, quindi accrescere le competenze dei lavoratori che sono quindi in forza, come destinando parte dell'orario alla formazione. Quindi già ci va a dire, guarda, che non devi far fare delle ore in più ai tuoi lavoratori, ai tuoi dipendenti, ma una quota parte dell'orario di lavoro stabilito contrattualmente sarà destinata alla formazione, alla crescita delle competenze. Quindi non una formazione generica, ma una formazione individuata in maniera specifica e puntuale. Quanto costa? Perché chiaramente questa è una delle prime domande che l'imprenditore si pone quando gli parliamo di formazione, perché abbiamo visto prima i tre tipi di formazione: completamente carico azienda, carico lavoratore, interfinanziale. Siccome questo è un istituto nuovo, abbiamo detto, viene normale chiedersi: ma quanto costa questa formazione? Beh, questa formazione, per le ore che vengono demandate alla formazione, quindi non al lavoro, non costa nulla, perché il fondo si fa carico sia della parte retributiva che della parte contributiva. Quindi sono entrambi i costi sono a carico dello Stato. Poi nel dettaglio vedremo come questo avviene e perché è importante questo istituto. Le nuove opportunità. Questo strumento del Fondo Nuove Competenze rappresenta un'importante novità per investire nella qualità delle imprese e dei lavoratori. Io ho indicato in questa slide aumentare imprese e lavoratori per aumentare la qualità. Aumentare la qualità dei processi, aumentare la qualità dei prodotti, aumentare la qualità del lavoro, aumentare la qualità del clima lavorativo all'interno delle imprese. Perché? Perché personale formato, personale competente, con nuove competenze, quindi che abbia delle capacità, che abbia delle professionalità, che abbia esperienza, il tutto maturato per gli studi personali effettuati, per l'esperienza maturata nell'ambito lavorativo, per gli anni di lavoro all'interno di una determinata realtà o di un determinato settore. Comunque, se sono incrementate da nuove competenze, non fanno altro che aumentare la qualità generale dell'impresa. Aumentare la qualità generale dell'impresa, aumentare la qualità del proprio lavoro o la qualità dei prodotti rende l'azienda sicuramente maggiormente competitiva e maggiormente profittevole, competitiva anche in quelli che sono i famosi mercati esteri e che sono anche le famose politiche di costo che all'interno di un'azienda oggi più che mai sono importanti per poter riuscire a resistere a un mercato sempre più globale, a un mercato sempre più soggetto a
inquinamenti, se vogliamo così, da parte dei mercati esteri. La qualità oggi è ancora uno di quegli elementi che viene percepito dal cliente, sia esso un'azienda o sia esso il consumatore finale, come un elemento distintivo rispetto a quello che può essere semplicemente l'elemento distintivo del prezzo. Quindi la qualità raggiunge un livello superiore nel confronto costi-benefici rispetto al confronto col prezzo. Quali sono i beneficiari della formazione? Quindi chi è che può attingere a questo nuovo strumento? Ma a questo nuovo strumento possono attingere le aziende di qualunque dimensione, i lavoratori in costanza di lavoro, ciò vuol dire i lavoratori occupati, coloro che hanno già un lavoro a tempo indeterminato. E con la riforma del decreto di agosto, il famoso decreto del 14 agosto numero 104, è stato introdotto anche la categoria dei lavoratori in esubero. Questo è un elemento importantissimo, perché chi sono i lavoratori in esubero? I lavoratori in esubero sono quei soggetti per i quali l'azienda avrebbe necessità di cessare il rapporto di lavoro perché, ahimè, al momento non possono essere occupati in attività produttive. Non potendo essere occupati in attività produttive e non potendo fare ricorso all'istituto del licenziamento, perché come sapete il governo è intervenuto con il blocco dei licenziamenti nel periodo di pandemia, le aziende molto spesso sono costrette a mettere a porre i lavoratori in cassa integrazione. Ecco, questo elemento, questo istituto ci dà la possibilità di non ricorrere all'istituto straordinario di sostegno al reddito della cassa integrazione, che prevede tra l'altro una retribuzione inferiore a quella ordinaria percepita dai lavoratori, quindi un livello di reddito, un potere d'acquisto più basso, ma ci dà la possibilità di andare a sostituire l'intervento della cassa integrazione con la formazione. Lasciatemelo dire, con un beneficio da entrambe le parti. Perché? Perché l'azienda, abbiamo visto, non sostiene alcun costo, in quanto sia il livello retributivo che il livello contributivo, abbiamo visto nella slide precedente, è a carico dello Stato. Forma i propri dipendenti, quindi ne aumenta le competenze. Aumentare le competenze, abbiamo visto, avvia un circolo virtuoso che è quello di maggiore efficienza, maggiore competitività, maggiore competenza, maggiore professionalità e quindi maggiore qualità, quindi possibilità di essere maggiormente competitiva in un periodo di pandemia. Ricordiamolo, in un periodo nel quale i ricavi, ahimè, per la maggior parte delle imprese hanno visto una forte contrazione, e nello stesso tempo, parallelamente, va a sostenere quel reddito dei lavoratori che invece di fare ricorso a un elemento straordinario di sostegno come quello della cassa integrazione, che è vero, sì, mantiene una retribuzione, ma non lo stesso livello di retribuzione, si vedrebbero retribuire lo stesso importo di retribuzione e quindi non avrebbero alcun deficit di reddito spendibile, di potere d'acquisto, né dal punto di vista retributivo né dal punto di vista contributivo. Anche in questo caso i lavoratori avrebbero un duplice vantaggio: uno, quello reddituale,
l'altro quello del conferimento di un attestato di formazione. Perché? Perché la formazione è comunque rivolta al soggetto. Il soggetto si trova quindi in possesso di un attestato formativo che ne aumenta le eventuale collocazione o reinserimento nel mercato lavorativo per cercare di agevolarlo nel caso in cui il lavoratore, ahimè, dovesse perdere il proprio posto di lavoro. Come si svolge tutta questa operazione? Ovviamente questa operazione si svolge attraverso dei passaggi operativi. Passaggi operativi che prevedono tre grossi elementi. Il primo è il progetto formativo, quindi il progetto che sta alla base della formazione. Il secondo è l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario e il terzo, ovviamente, è la presentazione dell'istanza al contributo. Ora vedremo di esaminare nel dettaglio ogni singolo passaggio in modo da rendere più chiaro il processo del Fondo Nuove Competenze. Il progetto formativo. Il progetto formativo è previsto per un massimo di 250 ore di formazione a dipendente. Quindi per ogni dipendente l'azienda ha a disposizione un monte ore di formazione di 250. 250 ore su un orario standard di 40 ore settimanali vuol dire 3 mesi di formazione per ogni singolo dipendente. Cosa posso fare in formazione? Allora, non ho previsto delle slide con gli argomenti della formazione, semplicemente perché? Perché per ogni codice Ateco, quindi per ogni codice attività indicato in visura camerale, l'ANPAL ha previsto specifiche tematiche di formazione. Per cui la cosa importante è, in base alla propria attività, andare poi a verificare quali sono le aree entro le quali posso fornire formazione e all'interno di queste costruire con il soggetto formatore, che deve essere un soggetto accreditato a norma dell'articolo 88 del decreto che abbiamo visto prima, il decreto di rilancio. Ci sono le specifiche caratteristiche che deve avere il progetto formativo e che deve avere anche il soggetto formatore, costruire il piano di formazione. Quando deve essere erogata la formazione? La formazione deve essere erogata entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'istanza. Quindi entro i 90 giorni di tempo deve partire il progetto formativo, dalla data di accettazione, no di presentazione. Attenzione a queste due date diverse perché sono importanti. Un altro elemento importante per la accettazione dell'istanza è l'accordo di rimodulazione dell'orario. Che cos'è l'accordo di rimodulazione dell'orario? È semplicemente un accordo sindacale obbligatorio, questo è un elemento obbligatorio senza il quale non si può presentare l'istanza, siglato da associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Cosa vuol dire? Vuol dire che le singole aziende che non sono iscritte a un'associazione datoriale come la Conflavoro, PMI, come la Confcommercio, come la Confindustria, come la Confartigianato, non possono presentare l'istanza. Perché? Perché devono necessariamente siglare un verbale alla presenza del rappresentante datoriale che
li rappresenti, così come deve esserci la presenza di un rappresentante dei lavoratori di una delle sigle sindacali maggiormente rappresentative. Le maggiori che conosciamo sono la CONSAL, sono la CGIL, sono la CISL e sono la UIL. Queste sono le sigle maggiormente rappresentative. Non si può quindi presentare una istanza se prima non c'è una riduzione temporanea dell'orario. Che cos'è la temporanea dell'orario? Dicevamo, un verbale nel quale le parti, quindi l'azienda per mezzo del suo rappresentante datoriale e i lavoratori per mezzo del suo rappresentante sindacale, convengono di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro. Esempio, portiamo le 40 ore ordinarie di lavoro a 20 ore ordinari di lavoro per un periodo di tempo determinato. Cosa vuol dire? Che se dobbiamo fare formazione all'interno dei 90 giorni, abbiamo visto prima dei 250 ore su un orario standard di 40 ore, sono circa 3 mesi, si farà un accordo tra le parti dove l'orario di lavoro, le classiche 40 ore, viene ridotto a 20 ore, quindi diventa un part-time praticamente, per un periodo di tempo determinato, il tempo necessario per fare la formazione. È necessario questo accordo perché? Perché le ore di riduzione vengono sostituite con l'indennità erogata dal Fondo Nuove Competenze, dallo Stato. Quindi il lavoratore percepirà 20 ore come orario di retribuzione da parte dell'azienda e 20 ore dal punto di vista retributivo e contributivo da parte dell'ANPAL, dell'INPS, per richiesta dell'ANPAL per la formazione. Quindi in queste 20 ore, dove non sarà in azienda, farà formazione, sarà comunque retribuito e verrà retribuito dallo Stato. Quindi non perde nulla. C'è un termine, come vedete, importante al momento, è quello del 30 giugno 2021. Quindi tutti gli accordi devono necessariamente essere siglati a oggi, entro il termine del 30 giugno 2021. Precedentemente avevamo visto che c'erano stati due rinnovi a ottobre e a gennaio. Perché vi avevo detto che erano importanti questi accordi interministeriali? Erano importanti perché quello di gennaio ha riaperto i termini, perché prima il termine di presentazione era il 31 dicembre del 2020, quindi potevano godere di tale opportunità di questo istituto del Fondo Nuove Competenze solo le aziende che avessero siglato un accordo interaziendale, un accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro, scusate, un accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro entro il 30 dicembre 2020, il 22 gennaio, questo termine è stato prorogato ed è stato portato al 30 di giugno 2021. Ribadisco che questo è il termine nel quale deve essere siglato l'accordo, non presentata l'istanza, non avviato il piano formativo. L'azienda si deve incontrare per mezzo dei suoi rappresentanti con i rappresentanti dei lavoratori per decidere la rimodulazione dell'orario di lavoro. Quindi per mettere nero su bianco l'intenzione di attingere alla formazione del Fondo Nuove Competenze. L'istruttoria dell'istanza. Questo è l'elemento conclusivo, quindi fatto e redatto il piano formativo con il soggetto formatore, individuate quindi le aree di formazione, individuati chiaramente i dipendenti che devono essere formati e che necessitano formazione, perché non necessariamente l'azienda è obbligata a formare tutti i propri lavoratori, ma può formare una parte dei suoi lavoratori.
Così come non è obbligata a godere di tutte le 250 ore di formazione, quello è il tetto massimo, a seconda della formazione o del piano formativo, l'azienda ha al massimo 250 ore di formazioni dalle quali poter godere. Quindi, individuato il progetto formativo, individuata i lavoratori che devono fare formazione, redatto l'accordo di riduzione dell'orario di lavoro, rimane la presentazione dell'istanza, che viene gestita dal fondo con il criterio della cronologia, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in base all'ordine di arrivo vengono gestite ed evase le pratiche, quindi con un ordine cronologico le istanze vanno presentate attraverso diversi metodi, che c'è il fax piuttosto che la raccomandata, ma quello più comune ovviamente, come potete ben concepire, è quello della PEC, quindi della posta certificata, anche per la comodità con la quale si possono allegare i vari documenti che compongono tutta l'istruttoria, tutta l'istanza, e quindi viene presentata al fondo. Un requisito fondamentale per l'accettazione dell'istanza è la regolarità contributiva, quindi la regolarità del famoso DURC. Tutte le aziende che non fossero in regola con il contributo di regolarità contributiva, non il documento di regolarità contributiva, non possono beneficiare del fondo nuove competenze. Questa è la parte solitamente che genera maggiore interesse. La teniamo sempre verso la fine. La modalità di erogazione del contributo. Come avviene il contributo? Il contributo viene erogato dall'INPS su richiesta dell'ANPAL, che è l'Istituto Nazionale per le Politiche del Lavoro, l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro, e il 70%, una volta accettata l'istruttoria, quindi conclusosi positivamente l'iter di presentazione, di accettazione, viene erogato come anticipazione, quindi prima dell'avvio del corso di formazione. Quindi non si tratta di dover anticipare da parte dell'azienda dei costi ai dipendenti, ma il 70% viene erogato come anticipo dall'ANPAL per mezzo dell'INPS. Il 30% viene erogato a saldo entro i 40 giorni dalla conclusione del percorso di formazione. Quindi una cosa importante di questo istituto sono veramente i tempi ristretti con i quali il governo ha deciso di finanziare e di dare i fondi alle nostre imprese. Non ci sono al momento istituti che prevedono un'anticipazione del 70% sulla formazione. Di solito sono tutti contributi che arrivano in restituzione o come credito d'imposta, che credo sia un istituto che voi ben conoscete o del quale avete sicuramente sentito parlare, o in qualche caso più raro come rimborso, ma sempre a consuntivo. Avere in anticipo il 70% è veramente una cosa molto particolare. Cosa copre il contributo? Quindi questi soldi cosa li coprono? Come abbiamo detto in apertura, ma è un concetto che voglio riprendere perché è un concetto importante, il contributo copre gli oneri relativi alla formazione dei lavoratori per tutte quelle spese che sono inerenti e collegate alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Quindi, per le ore di formazione, l'azienda non ha il costo del dipendente. Non deve pagare la retribuzione. Questo è importantissimo perché molto spesso gli imprenditori, ahimè, non fanno fare formazione
lo sento dire anche molto frequentemente, ah, sarebbe bello, ma quanto ci costa? Perché il lavoratore si deve assentare, perché se non si può assentare la dobbiamo fare dopo l'orario di lavoro, dopo l'orario di lavoro comunque dobbiamo dargli la retribuzione e nel caso dargli anche le ore di straordinario. Dobbiamo pagare la formazione, quindi oltre al costo della formazione abbiamo anche il costo retributivo e poi abbiamo il costo contributivo e in momenti di ristrizione economica, di congiuntura economica, di attenzione ai costi, ahimè, anche precedenti al Covid, molto spesso le imprese, pur volendo, non erano messe nelle condizioni di fare formazione. Ecco, il governo è intervenuto in maniera molto decisa con questo istituto, veramente con un strumento che ha rinnovato la vision. Su questo vi dico che c'è un continuo intervento da parte governativo per le proposte per il futuro. L'intenzione del nostro governo non è quella di aver creato uno strumento e poi di dimenticarsi di questo strumento, ma attualmente sono presenti alcune proposte molto interessanti che sinceramente e personalmente spero che vengano accettate nella loro totalità. La prima è quella di rifinanziare per 1 miliardo, ancora 1 miliardo di euro, il Fondo Nuove Competenze. Tanto per darvi un termine di raffronto, sappiate che ad oggi è stato finanziato per 700 milioni. A questo proposito vi dico, se vorreste o trovaste particolarmente interessante il discorso, contattate SEC Solution perché i fondi attualmente a disposizione sono circa 150 mila euro. Milioni perché 150 mila euro? Sì, perché sono in via di esaurimento. Quindi, visto l'ordine cronologico, vi consiglio di prendere in seria considerazione l'ipotesi per la presentazione delle istanze. Però sui 700 milioni, 700 mila euro, sui 700 mila euro adesso ci sono 1 milione di euro, quindi è stata ulteriormente incrementata la proposta finanziaria. Poi un'ulteriore proposta è quella del partenariato pubblico-privato per la formazione mirata al reinserimento lavorativo dei disoccupati. Abbiamo visto in fase di apertura che attualmente il fondo è rivolto solamente al personale occupato o al personale in esubero con la riforma con del decreto di agosto sono stati inseriti anche il cosiddetto personale in esubero, ma stiamo parlando sempre di personale occupato. La proposta è quella di fare formazione finanziata per i lavoratori disoccupati da reinserire nel mercato lavorativo. Quindi le aziende avrebbero la possibilità di fare una formazione dedicata, una formazione puntuale per il personale eventualmente da inserire all'interno del loro organico. Non è certamente una cosa da poco. L'ultima proposta attualmente al tavolo del governo è quella di coniugare la formazione con le competenze e quindi con le misure di cassa integrazione. Quindi andare non a sostituire, come abbiamo visto precedentemente, la cassa integrazione con il processo di formazione, ma trovare un processo strutturale dove all'interno del periodo di cassa integrazione il dipendente possa percepire l'intero pacchetto retributivo e contributivo con però la formazione integrata. Ecco, questo potrebbe essere sicuramente uno sviluppo
una miglioria di quelli che sono gli ammortizzatori sociali che sono stati gestiti in un periodo di emergenza, ma che all'interno del nostro ordinamento dovrebbero essere rivisti e riqualificati per la loro funzione, quindi avere non soltanto una funzione di sostegno al reddito, ma anche di sostegno alla persona vera e propria, e quindi anche di formare la persona in un momento di difficoltà, attribuendogli nuove competenze. Una cosa che non vi ho detto e che ci tengo a sottolineare è che le competenze sono rivolte a dare nuove competenze al lavoratore affinché lo stesso possa essere inquadrato a un livello retributivo fino a due livelli superiori a quelli di attuale inquadramento. Cosa vuol dire? Non vuol dire che l'azienda al termine del percorso formativo debba aumentare il livello della persona. La persona rimarrà al livello di inquadramento per la quale è stata assunta, ma l'attestato formativo che gli verrà consegnato sarà un attestato che gli potrebbe consentire un reinserimento nel mondo del lavoro con due livelli di inquadramento superiore a quello nel quale è stato impiegato fino al giorno della cessazione. Ilaria, io avrei finito la mia presentazione. Sei Credo di essere stato all'interno dei stato tempi. bravissimo. Io ho preso un sacco di appunti e insomma mi sembra che questo strumento sia uno strumento win-win che mette d'accordo tutti, di aiuto all'azienda, di aiuto al lavoratore e soprattutto all'arme. Mi raccomando, questi fondi sono in via di esaurimento, quindi sbrigatevi, chiamate SEC Solution a tutti gli strumenti per poter approfondire questi temi. Nel frattempo, nel ricordare ai lettori, anzi non sono i lettori in questo caso, sono gli ascoltatori, scusate, una deformazione professionale, nel ricordare che da domani o da tra qualche giorno, insomma, tutte le relazioni saranno comunque disponibili. Scaricabili e visualizzabili sul nostro sito. Intanto sono già arrivate delle domande e che se dovessero arrivarne di successive le evaderemo sulla rivista. Allora, la prima domanda, credo sia un errore perché dice posso fare la formazione anche dopo il mese di giugno 2020? Sarà 2021, immagino. Giuseppe? Sì, posso fare la formazione. Il termine del 30 giugno 2021 è il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'accordo di riduzione di orario di lavoro. Ah, A questo proposito dico, la formazione può essere erogata e fatta anche per tutto l'anno 2022, se prevista nel progetto formativo. Quindi oggi noi possiamo fare un progetto formativo che verrà fatto nel 2022 e 22, compatibilmente chiaramente con i termini che abbiamo visto di presentazione delle istanze, dei 90 giorni per l'esecuzione. Quindi, se io presento il piano formativo, fondi permettendo a fine anno 2021, ho la possibilità di erogare la formazione nell'anno 2022. La cosa importante è che l'accordo ad oggi sia stato siglato entro il termine del 30 giugno 2021. quindi è ora di fare una programmazione, perché se si può arrivare fino al 2022, insomma, il momento è ora. Un'altra domanda, mi sembra che tu l'abbia detto durante la presentazione, ma meglio ripetita, Juvent. Allora, la formazione deve durare necessariamente 250 ore? Vorrei farne meno. È Vorrebbe farne possibile farne meno. È meno? possibile, ok. Chiaramente non è conveniente, questo è da fare, è una situazione da vedere con il soggetto formatore, però non necessariamente devo sfruttare tutte le 250 ore. 250 è il tetto massimo. Ah, quindi è il massimo, quindi non c'è un minimo, un Non minimale. c'è un minimo, non c'è un minimo, il minimo viene gestito dal soggetto formatore. Però presumo che abbia senso farne il più possibile una volta che
cioè la Certo, è domanda per quello dico, posta. conviene sfruttare Il tutte le ore a parcheggio. disposizione. Infatti. Allora, altra domanda, analoga a questa, si vede che come quando tu hai tirato fuori tutte le argomentazioni a contrario, no? Allora, ma dopo quello fai in orario di lavoro, ah, ma dopo devo pagare lo straordinario, insomma. Infatti c'è qualcuno che dice, ma la devo fare a tutti la formazione oppure solo a una parte? Vogliamo sempre andare un po' al ribasso, mi sembra di No, capire. beh, può essere anche un'esigenza aziendale, nel senso Certo. che all'interno dell'attività del codice Ateco che l'azienda svolge, perché ripeto, la formazione viene individuata per aree in base ai codici Ateco presenti in misura camerale, quindi in base all'attività svolta dall'azienda. All'interno delle aree previste di formazione, l'azienda decide quali lavoratori ritiene opportuno formare. Ricordo che ad oggi, dall'esperienza personale, sono molto gettonate tutte quelle attività formative che vanno all'attività tecnologica, all'innovazione, Siamo noi. ai corsi di lingue, sì, proprio nel vostro settore, nel settore della tecnologia e anche della tecnologia 4.0, anche perché lì poi esiste la possibilità di integrare le attività di 4.0 anche con dei crediti importanti che poi vengono, quindi superando magari le famose 250 ore che sono interamente finanziate dal fondo, ma per un progetto formativo magari più ampio è possibile che poi l'azienda efficienti effettivamente, porta in efficienza il costo della formazione godendo anche poi di un credito d'imposta considerevole. Quindi è importante saperlo. L'altro settore molto importante, sembrerà strano, ma sono le lingue, i corsi di lingue. Quelli sono trasversali a tutti i settori perché oggi in una competizione globale è importante anche che il personale, anche amministrativo, ma anche tecnico, anche tecnico, perché molto spesso oggi i manuali sono in inglese, le procedure sono in inglese o in tedesco e ci siamo accorti che molte aziende, veramente anche nel vostro settore, fanno fare dei corsi di specializzazione in lingue per i termini, soprattutto per alcune terminologie. Vabbè, sì, poi, cioè, tutti i datasheet sono tutti in lingua inglese ormai, quando non in lingua cinese, ecco, però Esatto. quelli non è data per scontata. Beh, insomma, vi esorto ad ascoltare questo aspetto sul fatto che in tema high-tech ci si può anche agganciare ai crediti d'imposta del 4.0. È arrivata adesso una domanda che dice, per il lavoratore che ha già fatto il corso di formazione ed è già stato retribuito come se avesse lavorato, è possibile ricevere il rimborso per le ore, in cui ha frequentato il corso? No, scusa, mi è andato via un attimo l'audio. Ha fatto Allora, formazione, è stato retribuito? per il lavoratore che ha già fatto il corso di formazione ed è già stato retribuito come se avesse lavorato, è possibile ricevere un rimborso per le ore in cui ha frequentato il corso? No, non è possibile perché bisogna fare, come dicevamo prima, l'accordo di riduzione, quello è l'elemento importante, l'accordo sindacale di riduzione dell'orario di lavoro. Quindi bisogna presentare il progetto formativo, l'elenco dei lavoratori va presentato insieme all'istanza. L'istanza, non l'ho detto in fase di presentazione, lo dico adesso, mi scuso, può essere a livello di singola impresa o a livello cumulativo. Cosa vuol dire? Che se all'interno di una holding c'è una capogruppo, può presentare l'istanza anche per le società che fanno parte del gruppo. Quindi c'è un'istanza Ok. singola o c'è un'istanza cumulativa. Questo nel vostro settore potrebbe essere interessante e importante perché può darsi che ci Molto. siano diverse holding. No, Ecco. abbiamo Quindi diverse lo dico qua. multinazionali. Rispondendo alla domanda è no, perché l'istanza deve essere corredata dell'accordo di riduzione dell'orario di lavoro e del progetto formativo e la formazione deve essere erogata dopo l'accettazione dell'istanza. Quindi mancherebbero Dell'istanza. due elementi Mancherebbe il essenziali. presupposto. Ne è arrivata un'altra. Allora, chi sono i formatori e quali competenze hanno? Ad esempio, il formatore non può essere un soggetto all'interno dell'azienda? Mi hai sentito? Giuseppe? Non mi sta sentendo?
Giuseppe, mi hai Scusa, ti ho sentito? perso. Scusa, ti abbiamo perso. Ti ripeto la domanda. Sì, infatti. Allora, Sì. chiede un ascoltatore, chi sono i formatori? Quali competenze devono avere? Ad esempio, il formatore non può essere un soggetto interno all'azienda. Giustamente, lui si dice, me la faccio in casa. Beh, può, allora, sui requisiti dei formatori bisogna vedere se il formatore soggetto interno all'azienda ha i requisiti per fare il formatore, come dicevo prima, in base al decreto di bilancio, perché il decreto che abbiamo visto prima, l'articolo 88, all'articolo 5 poi dei documenti attuativi prevede anche quelli che sono i soggetti formativi nel piano formativo. La cosa importante è che poi l'attestato che venga rilasciato deve essere rilasciato da un ente che è abilitato chiaramente alla certificazione. Quindi il formatore. Giuseppe? Sì, Sì? il formatore potrebbe essere anche interno all'azienda se ha i requisiti, ma l'importante è che poi la formazione venga certificata da un ente abilitato. Chiarissima. Ne è appena arrivata un'altra. Abbiamo fatto l'istanza e il progetto con l'ente che poi ha fatto il corso. Ma come dobbiamo segnare in busta le ore? Le ore in busta vengono segnate come ore di formazione, quindi a questo punto l'azienda riceverà, se l'istanza venisse accettata, mettiamo che venga accettata, una volta accettata l'istanza riceverà l'anticipo e poi saranno inserite in busta come ore di formazione, quindi ci saranno le ore di lavoro normalmente retribuite, poi ci saranno le ore di formazione che saranno retribuite dall'azienda, la quale avrà percepito il 70% in anticipo, come abbiamo visto prima. Vengono distinte però dalle ore retributive. E un'altra domanda, questi probabilmente scottati dai decreti ristori, quanta riduzione di fatturato devo avere per poter presentare il piano formativo? Bello, non c'è bisogno di riduzione di fatturato, per questo dico Evviva! è un elemento innovativo, cioè che vale la pena veramente da prendere in considerazione, da sfruttare. Invito veramente le aziende che ci stanno seguendo, che sono presenti, a prendere contatto con la redazione per poter chiedere eventuali approfondimenti sul tema o come poter avviare queste attività, perché non c'è alcun limite, lo possono fare le aziende da un dipendente a 100 dipendenti. È chiaro, il progetto formativo ha un costo, per un dipendente forse non è, perché abbiamo visto che il fondo va a retribuire retribuzione e contributi, ok? Quindi il progetto formativo, se viene costruito all'interno di determinate realtà, chiaramente può essere sostenuto, con un singolo dipendente bisogna fare sempre la valutazione costi-benefici, però non c'è alcun limite di riduzione di fatturato, quindi ne possono godere tutte le aziende. Dirò di più, le aziende, è stato nel decreto sempre che uno dei due decreti, quello dove avevo visto di ampliamento, per le piccole realtà il periodo formativo è stato portato da 90 giorni, entro il quale bisogna concludere la formazione, a 120 giorni. Si chiede oggi di prorogarlo a 180, proprio per le realtà piccole, per cercare di spalmare in un tempo più lungo il periodo di formazione e quindi di consentire alle aziende di utilizzare questo strumento. Era arrivata un'altra domanda mentre parlavi, ma hai risposto, diceva, ho 7 dipendenti in realtà, ho 7 dipendenti, posso usufruire. L'hai già detto che da 1 a 1000, quindi non ci sono limiti di dimensione, di fatturato, niente, è tutto win-win, ci guadagniamo tutti. È un bel, ripeto, è uno di quegli strumenti dei pochi, parlando un po' da te, che è un po' di quei pochi strumenti veramente operativi, innovativi, perché per carità il nostro governo nei mesi passati ha fatto un lavoro importantissimo di sostegno, bene o male, tutto migliorabile, è la prima volta che si trovava ad affrontare una situazione economica, una pandemia di tali dimensioni, di tale entità, dal dopoguerra a oggi. Io dico che abbiamo vissuto praticamente un secondo dopoguerra, non, per la mia generazione, ma credo anche per le generazioni precedenti, forse non era stato mai vissuto una situazione economica così.
Tutto poteva essere migliorabile, tutto può essere sempre migliorato. Questo istituto stesso può essere migliorato, le proposte che abbiamo visto vanno nella direzione di migliorarlo e di implementarlo, però questo è uno strumento che cambia la logica. Cioè non è la logica del sostegno, non è la logica del ristoro, ma è la logica dell'investimento nell'attività, che io credo sia sempre una cosa importante, investire nella formazione, investire nella propria qualità. Tu sai che io mi occupo di costi, di efficientamento dei costi, anche investire nelle persone. Io credo che sia sempre la carta vincente per qualunque tipo di impresa, perché poi le imprese possono avere il prodotto più bello, possono avere le idee più belle, ma le idee, i prodotti vengono realizzate sempre per mezzo delle persone. Creare un clima positivo, creare un clima familiare anche all'interno di realtà grosse, strutturate, dove però le persone si sentono parte di quella struttura. Allora crea un clima vincente, crea veramente competitività, qualità e si riesce a competere su mercati, non come dicevo prima, sul prezzo, ma sulla qualità, sul prodotto. E questo credo che sia basilare per le nostre imprese che hanno un know-how molto molto importante, sia di design che di installazione. Lo vediamo anche nel modo di gestire, anche quando andiamo con l'estero. Tu sai che io lavoro molto spesso anche con paesi a noi vicini, la Germania, la Francia. Io vedo che i nostri tecnici, quando arrivano in paesi anche esteri, risolvono problemi dove gli altri si fermano, perché ci sappiamo arrabattare, come si suol dire, ma ci arrabattiamo bene. Cioè, abbiamo delle competenze molto molto importanti, soprattutto sappiamo risolvere i problemi. Quindi investire nella competenza credo che sia basilare. Siamo perfettamente d'accordo, sfondi una porta aperta. Tra l'altro, ahimè, bisogna dire che le nostre imprese, purtroppo, sono imparate, scusate, sono troppo stanca, sono ormai abituate a sapersi arrabattare, come dici te, in qualunque situazione, ma perché devono fare uno slalom dribblando tra norme anti-impresa, uno Stato che spesso è un giocatore sleale, fa le regole e poi non le rispetta lui per primo, insomma, regole che cambiano, la giustizia che non funziona, quindi certezza del diritto che non c'è. Quindi siamo abituati a lavorare in uno stato di allerta talmente perenne che cosa vuoi che sia una pandemia? Cosa vuoi che sia? Allora, io ringrazio Giuseppe Ligotti, comunque potete continuare a scrivere e vi esorto anch'io a chiedere informazioni su questo tema perché è un tema importantissimo, soprattutto per il nostro settore. Salutiamo Giuseppe e Grazie, sono ciao stato. e Ciao aggiungi a questo Emma. punto.